confronte le due superpotenze in un summit che ha come obiettivo la riduzione delle armi nucleari in Europa. Ma sti capelli come me l'hanno fatti? Qui in sala c'è un'atmosfera di grossa attesa, Reagan e Gorbaciov sono in ritardo sul protocollo, le loro scorte non sono ancora arrivate, faremo senz'altro più tardi del previsto, per cui Mario non rientro per cena, abbi pazienza, scalda la vitella al bambino perché non ce la fa. E non fa sta faccia, è tutto pronto sul forno, accendi la manopola rossa, non ti sbagliare, sennò riandiamo per aria tutti quanti. Ma scusate, mi fanno cenno che siamo al momento cruciale, finalmente l'emozione è al massimo, Gorbaciov e Reagan stanno entrando, fra poco l'abbraccio, sarà vero amore? Well, Mr. Gorbachev, it's a small big step for all the world. Dimiti, Nevoznikki, добрый вечер, Сарков. Ecco, dopo lo scambio dei saluti, cominciano le trattative vere e proprie. Well, Mr. Gorbachev, there is only one reason we're here, is to find the best solution for both. Товарищ Реган, добрый день, друзья. You don't understand. Нет. Oh my God, you don't you speak English? Нет, English. Oh, parlez-vous français? Нет, français. Sprechen Sie Deutsch? No, Deutsch, no German, I'm sorry. Swedish? No, no, I'm sorry. Polish. I can. Нет, Deutsch, нет, Swedish, нет, Polish, я лора arrangiati. Arrangiati. Parli italiano? Anche tu? Ma potevo dire prima che parlavo italiano. Oh. Parlavo italiano. Oh, basta, là. Sono tanti anni che ci incontriamo senza capirci niente, ma guarda che bella, bella questa storia. Ma roba da male. Allora, caro Ronald, torniamo a bomba. Sì, facciamo un presto, però. Te c'hai in mano 10 Pershing, devi calare almeno di 4. E allora tu devi calare di 7. Come di 7? Casomai di 6. No, di 7. Ma come faccio a calare di 7 se tu mi esci a denari? Ah, no, scusa, io tengo il Fante. Io tengo il Re. No, io ho l'asse, con l'asse piglio tutto, l'H3 e il B2. No, scusa. B2 me l'hai già colpito e affondato. Vuoi vedere F6? F6 colpito e affondato. U5. U5 niente. Senti, l'F3 da quante testate è? Da 2 o da 3? Da 2. Ah, no, avevi detto da 3 prima. No, da 2. Hai cambiato le carte in tavola? No, mi ricordo perfettamente. Mi disarmo da 3. Non lo portare a niente. No, ecco, pare che si è creato il primo momento di grossa tensione. I capi di Stato non sono d'accordo sul problema delle testate. Non è questo il problema, dice Reagan, non è un altro il problema. Non si sa quale sia il problema. Il problema... Allora, il problema è questo. La mamma va da Gorbaciov e compra 10 missili, spendendo... $20,500, sapendo che Gorbaciov ne ha già dati 2 a Gheddafi e ne ha persi 4 nel sottomarino. Quanti soldi rimarranno alla mamma sapendo che ha speso lire 2000 per riparare l'ombrello spaziale di Reagan? Non copiare Gorbaciov. C'hai sto vizietto sempre, eh? Consegnate, ragazzi, consegnate quello che avete scritto, consegnate. Allora, alla mamma rimangono 50.000 lire. 50.000 lire, signori miei, è il prezzo dell'offerta.